In Spagna la Controriforma, con il suo messaggio religioso rivolto alla gente comune, trovò espressione in sculture colorate di grandi dimensioni. Chiarezza, realismo, pudore e sentimentalismo erano le caratteristiche principali dell'arte della Controriforma. Il materiale preferito era il legno e si cercava di raggiungere un effetto realistico applicando occhi di vetro, denti di avorio e capelli umani per le ciglia. Il più importante maestro in questa forma d'arte devozionale era Joan Martínez Montanes, conosciuto anche come il dio della scultura in legno. Il suo Cristo della Clemenza è un vero capolavoro, non solo per la qualità, ma anche per le testimonianze legate alla realizzazione di quest'opera che condensa gli ideali controriformisti. Fu commissionato da Mateo Vázquez de Leca, arcidiacono di Carmona, una città vicino a Siviglia, come gesto per espiare i propri peccati. Pare infatti che l'arcidiacono avesse condotto una vita dissoluta, frequentando prostitute, fino a quando una visione lo portò a un profondo cambiamento. De Leca stabilì con precisione i termini della commissione alla quale lo scultore avrebbe lavorato, richiedendo un Cristo mostrato ancora in vita nel momento prima di spirare. Quasi come se stesse rivolgendo lo sguardo al peccatore e a sottolineare che è per lui che sta soffrendo. Montanes rappresentò con grande realismo il corpo di Cristo, mettendo a frutto gli approfonditi studi dell'anatomia umana, la muscolatura e la resa dettagliata della gabbia toracica, delle ginocchia e dei piedi sono estremamente convincenti. Un realismo e una drammaticità magistrali volti a coinvolgere emotivamente lo spettatore. Nella figura di Cristo ritroviamo anche un gesto di dignità e di grande portamento che ci danno l'impressione che fluttui davanti alla croce invece di esservi appeso. Il perizoma, con le sue pieghe elaborate, dimostra invece un virtuosismo fine a se stesso che ci conferma come la tradizione manierista fosse ancora presente in Montanes. Montanes non dipinse la scultura. Questa parte del lavoro doveva essere affidata a un pittore qualificato, che in questo caso fu l'amico Francisco Pacheco del Rio. Noto come artista religioso, Pacheco fu nominato supervisore dei dipinti sacri dall'Inquisizione di Siviglia, l'istituzione che difendeva l'ortodossia della Chiesa cattolica in Spagna. Il titolo gli conferiva l'autorità di censurare le opere degli altri pittori della città e garantire una visione omogenea e approvata dalla Chiesa per evitare i soggetti che potevano confondere i fedeli. L'arte era definita principalmente come strumento di difesa e diffusione della fede cattolica romana e la Controriforma provocò un grande slancio creativo nel cuore cattolico dell'Europa. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!